La stagione fredda è entrata nel vivo e come sempre Bridgestone è già un passo avanti. Durante l'evento Inverno Sicuro 2011 la casa giapponese ha presentato le ultime novità della sua gamma invernale Blitzak. Non sono mancati emozionanti test drive in pista e su strada con diverse condizioni di terreno. Come se la sono cavata i pneumatici? Scopriamolo insieme! L'ormai storico appuntamento sulla neve con Bridgestone torna anche quest'anno per sottolineare l'importanza dei pneumatici invernali. L'azienda giapponese ha infatti scelto Cortina d'Ampezzo, una delle località sciistiche più raffinate d'Italia, per presentare la sua consolidata e affidabile gamma Blitzak, che, composta da prodotti adatti alla stagione fredda, si arricchisce oggi del nuovo LM80. Studiato per esaltare gli sport utility vehicle di ultima generazione, l'innovativo pneumatico applica le tecnologie più avanzate in campo di battistrada e incavi, garantendo maggiore controllo della trazione su neve fresca o compatta. Al momento rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia, parliamo ovviamente di mescole termiche, parliamo di battistrada tassellato con ampi incavi e con un elevato numero di lamelle per garantire la mobilità, la trazione, la frenata in spazi ristretti in condizioni come quella odierna. Non dimentichiamo però che questo prodotto è un prodotto tipicamente invernale, che la condizione dell'inverno non è semplicemente la neve o il ghiaccio ma anche la pioggia, quindi il disegno del battistrada simmetrico con ampi incavi consente di drenare l'acqua e di ridurre al minimo il rischio di aquaplaning, garantendo una stagione in tutta sicurezza. Ancora una volta Bridgestone pone dunque l'accento sulla sicurezza stradale, sottolineando quanto sia importante equipaggiare la propria vettura con i pneumatici adatti ogni volta che la temperatura scende sotto i 7 gradi. In condizioni meteorologiche difficili, l'unico aiuto può venire dal buon senso degli automobilisti, che dovranno prestare maggiore attenzione nei confronti degli altri utenti della strada e rallentare la velocità di percorrenza. Tuttavia, oggi la tecnologia viene in nostro aiuto per poter evitare il più possibile situazioni pericolose. I sistemi di gestione elettronica e i pneumatici invernali si rivelano ottimi alleati in tal senso. Il prodotto invernale è studiato proprio per caratteristiche intrinseche e tecniche della mescola con intagli e lamelli particolari, proprio per dare massima sicurezza in tutto il periodo invernale. Con la gamma Blitzak, composta dai pneumatici DMV1, LM30, 32, 35 e ovviamente dal nuovo LM80, Bridgestone riesce a esaltare le doti di vetture di segmento diverso e a soddisfare diverse tipologie di clientela, garantendo il massimo della affidabilità e della sicurezza. Oh, eccoci finalmente a casa, che bella giornata! È stato proprio divertente tutta questa bella mostra di auto d'epoca. Devo dire la verità, faceva un po' freddino. Sì, hai ragione, anche qui comunque la temperatura non è che sia molto calda. Ci vorrebbe un bel fuoco nel camino, ci penso io. Davvero sei capace? Beh, certo! Con Diavolina è semplice, veloce e sicuro. E Diavolina è proprio una bella idea. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Valeria, che bella atmosfera che hai creato. Sì, ma il merito è tutto di Diavolina. Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendifuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Una festa per un 100° compleanno, che non è una cosa da tutti i giorni, ancora meno se a festeggiarli è un'importante casa automobilistica come Chevrolet,
che, nata nel lontano 1911 dal genio del pilota svizzero Louis Chevrolet, ha raggiunto quest'anno notevoli obiettivi commerciali, ma soprattutto sociali. Dopo aver superato la quota del 10% di mercato in Europa, infatti, Chevrolet festeggia il suo centenario anche con un'interessante iniziativa in collaborazione con i villaggi SOS Villaggio dei Bambini, un'organizzazione no profit che si batte per la tutela dei più giovani, salvandoli da situazioni difficili e disagiate. Chevrolet ha deciso di donare 100 nuove vetture Chevrolet ad altrettanti villaggi SOS Children's in Europa, in Uzbekistan, in Sudafrica e in Lesotho. Chevrolet Italia è particolarmente orgogliosa di celebrare il suo compleanno consegnando la 99esima e la 100esima vettura al villaggio SOS Children's proprio della città di Roma. La festa, in collaborazione con l'associazione, si è celebrata presso un'esclusiva location alle porte di Roma, in presenza di una madrina d'eccezione come Maria Grazia Cucinotta. Nel corso delle celebrazioni, alla presenza dei bambini e dei ragazzi del villaggio dei bambini di Roma, sono state consegnate le ultime due vetture, una Orlando e una Cruise Hatchback, al centro di accoglienza della capitale. Si conclude così, con il dono delle chiavi, un percorso iniziato la scorsa primavera. Dopo il taglio della torta e la consegna delle vetture, la festa è proseguita grazie all'esibizione canora del giovane cantante Marco Carta, tra un entusiasta pubblico di ragazzi. Si può proprio dirlo, Chevrolet non è solo un simbolo di potenza, sportività e sogno americano, ma è anche sinonimo di impegno, cura e amore per le persone, vero motore del settore automotive. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Fabrizio Piotti, responsabile comunicazione Peugeot Italia. Fabrizio, un sacco di novità in casa Peugeot, però voglio concentrarmi su tre cose principalmente. Due vetture che ho provato, che mi sono piaciute tantissimo, una è la Ion, l'elettrica, e l'altra è la 508 col motore 2.2, e poi la 208 che sarà il vostro cavallo di battaglia per i prossimi anni. Partiamo dall'elettrico. La Ion è un'auto, come tu hai avuto modo di provare, è davvero sorprendente. È proprio un'auto fatta per la città, perché è terribilmente agile e veloce, scattante. Noi siamo abbastanza soddisfatti dei risultati 2011 della Ion. Come abbiamo previsto, ci siamo indirizzati a una clientela soprattutto di aziende o di amministrazioni, e c'è un'iniziativa partita all'inizio del mese di dicembre, Ecorrent, insieme a Trenitalia e a Maggiore, che è anche molto interessante in quanto un viaggiatore che parte da Milano col Freccia Rossa raggiunge Roma, può poi lì noleggiare alla stazione una Ion per muoversi in città e alla sera riprendere il Freccia Rossa e tornare a Milano, o viceversa, lo stesso servizio c'è a Milano. Veniamo adesso all'altra vettura che mi ha colpito in qualche modo, che è passata un po' sottotono, se vuoi, questa 508 Wagon col motore 2002. Laddove non mi era piaciuto molto il motore e il cambio della 508 berlina con 136 cavalli, questo che ne ha 204 è un altro andare. Beh, la 508 è stata la nostra novità del 2011, l'abbiamo presentata in primavera e evidentemente rappresenta in questo momento un po' il nostro alto di gamma, ed è un'auto, al contrario della Ion per la città, è un'auto per grandi percorrenze, è una grande stradista, sia in berlina che in station wagon. Nella nostra gamma normalmente c'è sempre una versione un po' più sportiva, in questo caso la GT, che è un diesel di 204 cavalli con cambio automatico, che è sportiva, ma sempre lo sportivo secondo Peugeot, quindi sportivo nel senso che ha delle buone prestazioni, però il comfort è quello sempre da grande stradista. Novità ibride grandi, perché so che ci tenete molto e contate molto sia sulla 3008 che su quella che sarà la new entry, la 508 ibrida, giusto? RXH, sì, certamente. 3008 ibrida che arriverà adesso nei primi mesi dell'anno, è davvero un'auto che segna un passo importante, perché è il primo ibrido diesel
e soprattutto la tecnologia Hybrid 4 che utilizza Peugeot è innovativa perché ha un motore diesel, in questo caso all'anteriore, che muove le ruote anteriori, e un motore elettrico sulle ruote posteriori, il che vuol dire che in certe situazioni funziona anche con quattro ruote motrici. E questo ce l'avremo prima su 3008, ma poi andrà un po' diffondendosi su tutto il resto della gamma. Un modello molto particolare che abbiamo presentato al Salone di Francoforte è la 508 RXH, quindi un'altra evoluzione del concetto 508. Qui siamo un po' più nel campo delle all-road, un'auto un po' più alta, con una cornice sotto che la slancia, quindi una linea molto, molto particolare che noi commercializzeremo esclusivamente con la nostra tecnologia ibrida. E sempre nello stesso periodo poi avremo un'altra grossa novità, questa molto più importante in termini di volumi di vendita, non come tecnologia, che sarà la 208. La 208 che aprirà una nuova era. La 208 segna proprio un salto generazionale per la sua leggerezza e agilità, per la forma esterna, ma soprattutto per quello che è l'interno, che è stato completamente rivisto ed è un concetto completamente nuovo. Ultimissima battuta, domani è Natale, che cosa ti aspetti come Peugeot sotto l'albero? Come Peugeot? Guarda, è da un po' di tempo che noi abbiamo smesso di credere a Babbo Natale, per la verità. È un peccato perché siamo stati bravi, ci metteremo un regalo, insomma, mi piacerebbe pensare a Babbo Natale che arriva con una slitta tirata da dei leoni, perché le renne non sono il simbolo di... No, non abbiamo fatto la letterina a Babbo Natale, speriamo in una sorpresa. Va bene, grazie Fabrizio e sicuramente il nostro ospite prossimamente. Auguri a tutti. Fanaleria sportiva, linee aggressive e tanto spirito British. Sono solo alcune delle caratteristiche della nuovissima Range Rover Evoque, l'inedito small SUV griffato Land Rover che ha saputo già conquistare il pubblico con la sua grinta. Il nuovo vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno, svoltasi per questa particolare edizione nell'incantevole paesaggio di Cortina d'Ampezzo, l'ha testata per noi. Vediamo come se l'è cavata nei panni di giornalista. Buonasera amici di Safe Drive, questo mese per Tester per un giorno siamo con l'amico Alessandro Pizzo. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti, buonasera. Tra l'altro, come vi avevamo detto in precedenza, doveva essere con noi il dottor Calicetti e salutiamo Marco Calicetti, invece un problema di salute, si sa, è inverno, fa freddo, può capitare a tutti, non è stato tra di noi. Dicevo, location particolare, ospite, tester particolare e vettura altrettanto particolare. Cominciamo, siamo sul Passo Giau, 2236 metri sulle Dolomiti Bellunesi. E il nostro amico è, come si può vedere, una persona particolare perché sei un artista. Un pittore, da qualche anno mi sono dedicato alla pittura. Tanto un pittore, ma con il cuore che batte anche per le auto, appassionato, membro del Cortina Car Club, con esperienze anche, raccontaci tu, anche agonistiche. Io ho seguito da molto lontano le orme di mio padre, che era un rallista e che poi si è dedicato alle gare di regolarità e si è dedicato alle auto storiche, la sua grande passione, quindi l'ho sempre seguito da lontano, vado in giro molto con lui, mi piace questo mondo e faccio qualche gara quando è possibile, tipo qua a Cortina, soprattutto adesso col Cortina Car Club che organizza eventi un po' in tutta Italia. E tra l'altro ci fa altrettanto piacere, ci raccontavi prima a microfoni spenti, che sei anche un appassionato, magari non di parte, di Range Rover. Range Rover è presente in famiglia da sempre perché appunto con la passione per le moto e per le macchine abbiamo sempre avuto macchine potenti e sicure di prestazione che ci potessero permettere di girare ovunque, quindi Range Rover è un marchio che è da sempre presente in casa. Però anche per te è stata una novità provare in anteprima Range Rover Evoque, la versione a 5 porte col motore 2.2 a gasolio da 190 cavalli. Assolutamente. E che dire, andiamo a provare e raccontiamo ai nostri telespettatori com'è andata questa esperienza. Con molto onore e molta gioia. Seguiteci. La posizione di guida, per quanto mi riguarda, è estremamente comoda e permette di gestire la macchina con estrema tranquillità, perché hai la sensazione comunque di poter essere comodo
però di avere anche una guida che non sia lenta, che non sia stancante dal punto di vista dell'attenzione, perché ti permette comunque di avere dei momenti di gioia quando fai delle curve un po' secche, perché il telaio e la meccanica è perfettamente assimilata, secondo me, va bene, con l'elettronica e quindi il controllo di trazione, il sistema di frenata, lo spostamento dei carichi, dei pesi in avanti e indietro. L'Evoque dà la possibilità di comportarsi in differenti maniere e questo è il vantaggio delle soluzioni elettroniche trovate da Land Rover. Hai la possibilità quindi di avere un motore potente, perché comunque i suoi 190 cavalli si sentono. Pochi minuti dopo hai la possibilità, con il sistema di Terrain Response, che è il sistema adottato per cambiare tutti gli assetti di ammortizzatori e di controllo dei giri del motore, hai la possibilità in un attimo di trovarti ad affrontare la neve o ad affrontare la ghiaia o a tratti di montagna e di essere nel massimo comfort e nella massima relax e nella massima prestazione. E si conclude così nel centro di Cortina il nostro tester per un giorno con Range Rover Evoque, la versione 5 porti in allestimento Prestige, circa 47.000 euro per una versione full optional, con un motore 4 cilindri turbo diesel 2.2 da 190 cavalli, trazione integrale permanente, cambio automatico, una ricca dotazione di accessori di serie a partire dagli interni in pelle, una vettura che fa delle linee ma anche degli allestimenti personalizzati. Vi ricordo la possibilità di avere anche il tetto bicolore, ma tanti altri piccoli gadget che rendono unica e singolare la versione Evoque. Ma direi, passiamo la parola al nostro amico Alessandro, che è stato con noi e ha provato questa vettura e anche questa nuova veste da pittore, da artista a giornalista per un giorno. Sì, sono molto contento, è stata un'esperienza molto divertente perché adoro Cortina e le strade di montagna in generale. E questa è una macchina che mi ha confermato il percorso di qualità che sta facendo Range Rover nel dare prestazioni e nell'assicurare comfort. Mi sono divertito, ho avuto la possibilità di provare le varie tipologie di marce, molto importante questo, cioè avere la possibilità di dare un cambio classico, automatico, a un cambio sportivo, a un cambio manuale, quindi questo mi ha molto divertito perché mi permette di sentirmi libero di essere quello che desidero essere in quel momento. E la linea accattivante, il comfort, ribadisco, dentro è comunque nel concetto di un salotto bene, quindi vi ringrazio ancora dell'ottima occasione e confermo che questa potrebbe essere la mia prossima macchina. Bene, grazie Alessandro, ricordiamo che oltre ad assistere a questo servizio su Safe Drive, sui canali di Odeon TV, sarà possibile leggere le impressioni di questo tester per un giorno sul mensile Automobilismo e sul sito ilgiornale.it. Arrivederci alla prossima e grazie ancora Alessandro. Grazie a voi, grazie ancora. Grazie. Si conclude così, cari amici, anche la puntata 227 di Safe Drive. L'appuntamento è fissato con l'anno nuovo, quando torneremo con le nuove puntate inedite. Nel frattempo, durante l'intera pausa natalizia, potrete sentire tutti i nostri aggiornamenti, ovviamente in replica. Ma potrete colmare la vostra sete di novità anche attraverso il sito internet www.safe-drive.it e la nostra pagina ufficiale di Facebook. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, diventate subito fan di Safe Drive. Inoltre, ora ci trovate anche sul social network Twitter e su YouTube al canale Safe Drive Channel. E ovviamente per tutti coloro che volessero mettersi in contatto diretto con la nostra redazione è sempre attivo l'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it. Non mi resta che augurarvi un dolce Natale e un sereno anno nuovo. Ci vediamo a gennaio. Buone feste da Valeria Bocca. Ciao!